Ma no, Ma perché non sì, sono dai. preparatissimo. No, Sì che sei preparato, fate dai. come volete, sono sicuro che Quindi, bando vinto col bilancio partecipativo. Allora, c'è questo progetto che si chiama Biciclettiamo, è stato presentato da Ajax e vinto con il bilancio partecipativo del Comune di San Donato. Questo progetto prevede che dei ragazzi con degli educatori imparino a riparare, a fare delle riparazioni sulle biciclette e che così la cittadinanza, tutte le persone possono venire e chiedere di riparare la bicicletta pagando soltanto il pezzo di ricambio se non lo trovano nelle biciclette sfasciate che abbiamo qui. Da questo nasce un po' l'idea anche di fare dei corsi di formazione sul territorio per insegnare un po' a tutti e ci piacerebbe che insomma proprio la cultura della bicicletta venisse diffusa. Oggi io cedo subito la parola a Michele. Michele tu? Michele non c'è. No, sono proprio io. Sei proprio tu, perché allora Michele che è il nostro ciclista, cioè il ciclomeccanico. Oggi facciamo controlli generali. Cosa controllare prima di mettersi in sella per non farsi male, per avere una bicicletta sempre a posto. E poi iniziamo a vedere tutto quello che riguarda la ruota. Lo faremo poi dividendoci in dei gruppi, quindi ci sarà una parte teorica in cui vi introduciamo che cos'è, come si fa, eccetera, eccetera. Poi ci dividiamo in dei gruppi e ci mettiamo le mani, quindi oggi ci sporchiamo. Prima possibile. Prima possibile. Quindi sì, Michele, sì. A te l'introduzione. Ok. Vabbè. Alla fine siamo? Sì, facciamo due gruppi da tre. Vabbè, prenderò la mia bici. Modernissimo. Scusa. Bellissima bicicletta, ok. Come vedete è forata, questo giù da piano così. Bicicletta, va bene, siete tutti ciclisti. Più o meno. Ok, allora facciamo un teorico più veloce possibile, così passiamo, e poi se mai cose anche teoriche da rivedere eccetera le vediamo, mentre tanto siete pochi, quindi riuscire anche meglio a seguire tutto. Allora, prima cosa è questa che volevo dire. Diceva lui controlli di sicurezza sulla bici. Ce n'è uno che si chiama M-Check, questa è una cosa inglese, controllo M, ed è il controllo diciamo di sicurezza. Se non sbaglio lo fanno anche in Decathlon forse, dove vendono. Si chiama, vabbè, comunque si chiama controllo M perché per non dimenticarsi di controllare niente si segue un percorso AM sulla bicicletta, fatto così.